Buon pomeriggio, siamo con Gabriella Anselmi, professora di matematica che ha insegnato in Italia e all'estero, è presidente dell'ALEF ed è stata presidente della FILDIS. Intanto vorremmo sapere queste due sigle a cosa corrispondono. ALEF corrisponde ad Associazione per la Leadership e l'Empowerment Femminile ed è nata nel 2007, quindi sono già 14 anni che opera sul territorio italiano, in particolare nella Regione Lazio. Mentre la FILDIS è una vecchia, storica associazione particolarissima di donne tutte laureate. Ancora oggi è l'unica associazione italiana di donne tutte laureate e in particolare laureate soprattutto in discipline scientifiche. Ha compiuto 100 anni ed è nata negli anni 20, affiliata ad un'associazione di respiro internazionale, l'Associazione delle Donne Laureate del Mondo, International Federation University Women. Mi sembrano due percorsi molto belli, molto ricchi di sostanza. Quali sono i progetti che voi avete in corso come ALEF? Come ALEF siamo nate da un progetto, nel senso che eravamo tutte presenti, tutte noi soci, eravamo presenti nella consulta regionale femminile, quindi venivamo dall'associazionismo femminile e femminista, per cui ci siamo messi insieme dopo aver frequentato un corso su donne e leadership. E dopo questo corso era stata così interessante l'esperienza che abbiamo fatto che non abbiamo voluto disperdere questo patrimonio e quindi appena ci siamo resi conto che c'era un progetto Donne Politica, abbiamo partecipato. Eravamo cinque di noi più la nostra splendida, meravigliosa docente del corso di Donne e Leadership. Che progetti avete in corso in questo momento? Bene, in questo momento, come progetti abbiamo già presentato un progetto per il Dipartimento delle Pari Opportunità, scienziate di ieri, di oggi e di domani. Perché essendo donne di scienza, essendo io una matematica, ma soprattutto avendo gravitato in questo mondo, sono molto esperta di discipline STEM. E quindi abbiamo presentato questo progetto, vedremo che cosa ne sarà. Ma non basta questo, siamo in collaborazione con altre associazioni. Prossimamente presenteremo un seminario. Abbiamo organizzato un seminario molto interessante, a mio giudizio, sulle donne. Siamo state capofila di questo progetto, sulle donne, immagine fra scrittura e immagine, ossia il cinema, per intenderci. Ma abbiamo in futuro altri progetti, un convegno di respiro europeo, addirittura per vari anniversari che concorrono fra di loro rispetto alle donne e ai diritti umani. Che rapporto c'è tra la vostra associazione ALEF e le istituzioni? Perché il rapporto associazionismo femminile, femminista e istituzioni è sempre molto delicato. Com'è la vostra esperienza? Bene, il rapporto a mio avviso è molto delicato perché forse le donne si stanno un po' svegliando rispetto a questo grosso impegno che le associazioni femminili e femministe hanno avuto durante tanti e tantissimi anni, non è di oggi, il volontariato. Il volontariato ha sostituito il lavoro nel senso del lavoro retribuito con un lavoro non retribuito. E quindi io credo che in questo momento in cui le donne cominciano a rendersi conto che forse questo non può più andare bene e che devono cambiare totalmente i punti di riferimento. Non possiamo più pensare che le donne, anche gli uomini, possano lavorare sul volontariato senza essere retribuiti. Quindi io credo che noi veramente dovremmo fare quella che è un cambiamento, oserei dire, copernicano, una rivoluzione vera, una rivoluzione copernicana che non basi più volontariato sullo sfruttamento, su una sorta di profitto, approfittarsene della disponibilità delle donne e degli uomini.
Voi come percorso politico sostenete anche molto i luoghi delle donne e avete sempre dato sostegno anche alle varie case delle donne che in questo momento sono tutte sotto attacco in un modo o nell'altro. Che cosa pensate al riguardo? Ma sicuramente di sostenere assolutamente la necessità che esistano i luoghi delle donne, perché i luoghi delle donne hanno funzionato e funzionano da anni. Io sono una signora avanzata negli anni e ho potuto vedere tutto ciò che è avvenuto negli anni 60 e ancora prima degli anni 60. Lì stavamo. Quando sono stata all'estero, lì stavo, nei luoghi delle donne di Barcellona, e sono arrivata lì contribuendo, e ancora loro hanno questi luoghi che sono stati poi dati, non dati. Le donne hanno lavorato e se lo sono guadagnato. Solamente in Italia io vedo che c'è una situazione intollerabile. Finché siamo servite, adesso che reclamiamo ciò che è giusto per il nostro lavoro c'è un attacco violentissimo, e purtroppo l'attacco violentissimo viene anche da tante altre donne. Nel caso romano, sì, anche da lì, possibilmente, probabilmente l'assessore. E ciò che mi preoccupa è come verranno assegnati questi luoghi, eventualmente, togliendo, cacciando via chi ha quasi un diritto acquisito per tutto il lavoro che ha fatto, di poter rimanere nei luoghi che ha curato. Che ha curato, che ha trasformato. C'è un bellissimo video che va visto, secondo me, sulla Casa Internazionale delle Donne, come è stata trasformata. Nella tua esperienza all'estero, attraverso la scuola, sia attraverso la Fildis e poi anche con l'ALEF, perché si occupa anche di istruzione inferiore, superiore, di docenza, che rapporto ha, la vostra associazione, la vostra organizzazione con quello che è tutto il parterre di ricerca, di storia delle donne, di storia di genere, dell'introduzione di queste discipline nella scuola normale, nell'ordine o universitario? Diciamo, noi siamo sempre state impegnate come donne, come le nostre progenitrici, posso dire, all'interno della FIDIS, erano donne laureate, erano donne, come ho già detto, ma erano docenti universitari, cioè si sono sempre battute per due temi, la scuola e il voto alle donne. Già negli anni 20 lottavano per il voto nella FIDIS. Una scuola di qualità, se noi pensiamo che era una matematica lo stesso, quella che ha riaperto la Fildis dopo che si è autosospesa per i conflitti col governo fascista. E quindi noi siamo state tutte sempre donne di scuola, a tutti i livelli, ma anche chi non era donna di scuola, le avvocate, le mediche, hanno sempre lottato per la scuola è un punto di riferimento fondamentale per una società che vuole essere democratica. È il pilastro insieme alla sanità. E questo sfacelo e scempio che si va verso una scuola non più statale, ma sempre più privatizzata, è un grave, gravissimo danno. La cultura, ricordiamo, è l'unico punto di riferimento saldo perché la gente possa crescere forte, autonoma. Leader di se stessa, donne e uomini. Ringraziamo Gabriella Anselmi di questa partecipazione a questo piccolissimo spazio YouTube del canale Paese delle Donne e auguriamo alla Fildis e all'ALEF un buon percorso, specialmente in questo periodo che è così drammaticamente segnato dal Covid. Come ultimo passaggio volevo sapere quanto il Covid ha toccato le vostre attività. Ma il Covid ci sta colpendo moltissimo dal punto di vista, credo, psicologico. Vi racconto un aneddoto. Se non mi vaccino, nessuno mi vuole più vedere. Cioè, tutti mi dicono. E questo è a livello proprio esistenziale, la non esistenza più di te se non sottostai. Cioè, certo, io farò ciò che mi è richiesto fare, ma veramente è durissima la vita, è durissima per tutti e anche molto, soprattutto per le giovani. Sento queste giovani che vivono un momento di grande, grande sofferenza. E quindi noi che siamo, noi dobbiamo in qualche modo fare qualche cosa per loro, dobbiamo agire, dobbiamo intervenire.
Questo è molto importante. Concordiamo pienamente su questo ultimo passaggio. I giovani e i giovani sono i soggetti più delicati in questo momento, anche perché gli viene tolto un tempo che è un tempo di formazione, un tempo di crescita, un tempo, diciamo, che non può più passato, non può essere recuperato. Comunque su questo argomento torneremo sia con l'ALEF che con la FILDIS e con altre associazioni di donne che se ne occupano più precisamente, anche dal punto di vista psicologico, oltre che dal punto di vista scolastico e legale. E quindi ringraziamo Gabriella Anselmi e ci diamo appuntamento al nostro piccolo incontro YouTube. Grazie Gabriella Anselmi. Grazie a voi.